di tinti, compare tutto, del tutto anche l'istruzione per poter farlo. Siamo a San Lorenzo, via dei Bruzzi, sta per iniziare un importante convegno organizzato dal Movimento 5 Stelle Municipio 2 sul TTIP. Sono la direttrice della Galleria Come Se, che è la galleria che sta ospitando oggi l'evento contro il TTIP. Un trattato segreto che sta per essere approvato a livello europeo, che avrà conseguenze importanti di cui nessuno parla sulla nostra vita quotidiana. Altri relatori più esperti di me sicuramente vi spiegheranno meglio, vi faranno vedere cosa comporterà il trattato. Noi viviamo in una Unione Europea che in realtà è una struttura imperiale. C'è un Parlamento che è l'unica istituzione eletta direttamente dai cittadini, in qualche stato con la preferenza, in Italia fortunatamente ancora solo, in qualche stato no, però comunque è un organismo elettivo, e il Consiglio europeo e la Commissione europea, che hanno uno strapotere rispetto al Parlamento, praticamente hanno la possibilità di fare quasi tutto loro, non eletti. Il 27 maggio è stata votata un documento della Commissione per il Commercio Internazionale. Il documento è il 2014-2228, recante le raccomandazioni al Parlamento europeo che riguardano delle clausole del partenariato transatlantico. Ce n'è una in particolare che è molto interessante, che è la pagina 6, il sesto capoverso, che dice: garantire un'opportuna esclusione dei servizi sensibili, quali i servizi pubblici e le aziende di pubblica utilità, tra cui acqua, sanità, previdenza sociale e istruzione. E qui viene il bello: lasciando alle autorità nazionali e locali un sufficiente margine di manovra per legiferare nell'interesse pubblico. Sarebbe assai utile in tal senso una dichiarazione congiunta che rifletta il chiaro impegno dei negoziatori a escludere dai negoziati i settori suddetti. Allora, sarebbe, se non venisse accolta questa raccomandazione fatta dalla Commissione per il Commercio Internazionale, questo significa di conseguenza che potrebbe succedere che non venisse lasciata alle autorità nazionali e locali nessun margine per legiferare nell'interesse pubblico. Da notare che sono esclusi fin d'ora dalle raccomandazioni tutti gli altri servizi, trasporti pubblici, telecomunicazioni, eccetera. C'è un altro studio di impatto, che è uno studio di cavallo, dell'Istituto di Globalizzazione e Sviluppo Sostenibile dell'Università di Boston, che non si basa su modelli di studio, modelli economici non liberisti, ma su modelli keynesiani. I modelli keynesiani sono quelli che presuppongono l'intervento dello Stato nella regolazione dell'economia e della società, e sono modelli un po' più vicini a quelli del 5 Stelle, insomma. E comunque che si basa sul Global Policy Model sviluppato dalle Nazioni Unite, quindi insomma non è proprio una cosettina così. A questo riguardo le Nazioni Unite qualche giorno fa hanno espresso preoccupazione sul TTIP perché potrebbe andare a ledere i diritti umani, quindi addirittura l'ONU ha espresso preoccupazione, e che prevede che il PIL si aumenterà di poco, ma le previsioni sono molto molto più pessimistiche rispetto all'altro modello, e che si avvantaggerò principalmente gli Stati Uniti, perché le esportazioni nette, quindi la bilancia tra le importazioni e le esportazioni degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, sarebbero a svantaggio dell'Unione Europea, e quindi si verificherebbe comunque una diminuzione del PIL. Il PIL aumenterebbe di poco negli USA, e negli USA i costi di lavoro aumenterebbero di 784.000 unità, mentre nell'Unione Europea diminuirebbero di 583.000, mezzo milione di costi di lavoro bruciati dal trattato. Allora noi ci diamo: ma perché? Uno degli argomenti che attira di più l'interesse all'interno di questo trattato è la possibilità che verrebbe data alle carni, agli ormoni prodotti dagli Stati Uniti di entrare liberamente nell'Unione Europea. Questo è un fatto che preoccupa, perché evidentemente questi ormoni non passano nell'organismo senza lasciare traccia.
Allora domandiamo qua alla dottoressa Muli, nutrizionista, cosa succede, con cosa può succedere mangiando queste carni. Sì, le implicazioni sono abbastanza importanti, direi molto molto importanti. Basta vedere quello che è successo anche in precedenza legato al consumo di carni trattate, derivanti da animali trattati con l'utilizzo di ormoni, principalmente estrogeni, che hanno determinato la comparsa di fenomeni tipo ginecomastia nei maschi e pubertà anticipata nella femmina, nelle femminucce. Addirittura rileviamo un sensibile crollo dell'età del menarca, per cui arriviamo anche a 9 anni di età nelle bambine, con evidenti problematiche nel medio-lungo termine per quello che riguarda la salute dal punto di vista ginecologico di queste ragazze in età adulta. Quindi l'incremento di una serie di problematiche legate alla sfera riproduttiva. Non ultimo resta anche il problema che si sta verificando pure negli individui di sesso maschile, nella popolazione di sesso maschile, legata alla comparsa di tumori a carico delle mammelle, pure negli individui di sesso maschile. Gli stessi che oggi cercano di convincerci del valore del loro contributo al nostro benessere, della loro onestà nella lotta contro il peso, della loro coscienza umanitaria o della loro pericolosità. Domani il mondo assomiglierà a Rio Grande City. La crisi di obesità è già diventata una pandemia. Le lagune dei porcini, gli sciroppi di glucosio e fruttosio e il trans fat sono partiti alla conquista dell'Europa. L'Europa è diventata la nuova corte governata dagli specialisti delle lobby industriali. La corte in cui si pratica uno sport le cui regole sono state inventate a Washington. Detto questo, quindi non ce la fanno gli Stati Uniti, perché hanno di quantitative easing, hanno fatto dal 2008, dopo il fallimento di Lehman Brothers, hanno fatto 3.700 miliardi di emissioni. Dopo è entrata la Bank of England, ha fatto 1.000 miliardi di pound, Bank of Japan subito si è buttata dentro, altri 1.000 miliardi di yen, e poi dopo la BCE con la resistenza della Germania per anni, però hai visto Draghi 1.600 miliardi fino al settembre 2016, e quindi ci siamo accodati pure noi, e non ce la fanno. Non ce la fanno perché l'anno scorso hanno fatto 600 miliardi di quantitative easing negli Stati Uniti, 750 miliardi le famiglie e le imprese, mancano circa 1.000 miliardi, e quindi come possono riuscire a trovarli? Attraverso una situazione che è molto vicina agli anni 30, ovvero l'abbattimento delle barriere commerciali del TTIP. E così ho concluso in maniera sintetica il quadro della situazione. Poi dopo, se vogliamo continuare sul discorso geopolitico, è interessante. Allora, se già lo stesso studio d'impatto della Commissione Europea non è particolarmente, diciamo, entusiasta di questo trattato, se un altro studio di impatto lo massacra completamente, ma quali sono i reali interessi? I reali interessi sono quelli di cui, almeno è una mia opinione come quella di tanti altri, sono interessi di tipo geopolitico: il libero scambio, il libero commercio, la possibilità di avere un ritorno economico con questo trattato non c'entra assolutamente con le motivazioni del trattato. L'Italia deve recuperare il ruolo sovrano in tutti gli ambiti, in quello alimentare, in quello finanziario, e così che ripartiamo per i paesi, perché le risorse le abbiamo tutte, il problema è che in questo momento sono sotto schiavitù. Quindi noi siamo qui per questo, per recuperare tutto quello che ci hanno tolto, in maniera democratica sicuramente, in maniera civile, facendo chiaramente, accompagnando questo percorso con un percorso culturale, però non ci fermiamo, sicuramente la strada è questa. Allora a luglio una delle prime sedute della Commissione Industria, Energia e Ricerca, dove io sto, ha presentato, diciamo, alla discussione l'opportunità di fare un solo di impatto del TTIP sull'industria manifatturiera e il mercato dell'energia in Europa. Allora io feci uno dei primi interventi dicendo: ma se di questo trattato non si sa niente, non vi sono dei testi consolidati, non li sappiamo noi eurodeputati,
e addirittura anche le stesse parti in trattativa sono ancora in trattativa, com'è possibile fare uno studio di impatto quando non si sono i termini? E in realtà questa cosa, da semplice buonsenso di un cittadino entrato lì dentro le istituzioni, ha creato un attimo un po' di sorpresa, perché lì a volte il buonsenso manca, e abbiamo ottenuto che ci fosse un disclaimer che dicesse che questo studio, nel momento in cui verrà pubblicato, affermasse che i risultati dello studio sono comunque molto teorici, perché non si sanno i termini del trattato. Cioè, la scoperta è l'acqua calda, però perlomeno che venga scritto, perché poi questi studi vanno in giro e sembrano le cose calate dal cielo. Poi questo studio è uscito e con nostra grande sorpresa ha demolito il TTIP, perché era uno studio fatto veramente bene, praticamente ha detto che non ci sarà nessun vantaggio per quanto riguarda il mercato dell'energia, e vi racconto che nella creazione di quella che è la strategia di sicurezza energetica europea, cosa di cui abbiamo discusso quest'anno, il TTIP veniva visto come la risoluzione di tutti i problemi di approvvigionamento energetico. Dice, tanto comunque, anche se abbiamo dei problemi con il Medio Oriente e con la Russia, importiamo il gas e il petrolio degli Stati Uniti perché avremo il TTIP. Falso. L'ha dimostrato questo studio, l'hanno detto in commissione qualche settimana fa in un intervento qui, video, se volete ve lo faccio vedere. Quindi sempre di più c'è questo dubbio, a chi gioca il TTIP? E tra l'altro c'è un fatto, questo è un trattato, come altri trattati dell'Unione Europea, che andrà a impattare enormemente sulla nostra vita, sui nostri lavori, sulle qualità della vita, su quello che mangiamo, sulle nostre tasche. Allora, con chi diritto? Qualcuno lassù, non eletto da nessuno, si arroga il diritto di firmare il conto nostro. Questo è accaduto con l'euro, è accaduto non in seno alla comunità europea, insomma diciamo che la vita è sempre quella con il fiscal compact, sta accadendo con il MES, il meccanismo di stabilità europea, il fondo salvastati. Va bene, grazie a tutti, buonasera.